YouTube, ben ritrovati qui su Canale CCMS ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video, nuovo episodio del Road to 99. Oggi è un episodio leggermente diverso dal solito, perché non andremo a giocare a nessuna partita, ma vi farò vedere alcuni highlights di altre partite che ho giocato. Purtroppo la nostra win streak è finita ragazzi, ed è finita con i New York Knicks. Ne abbiamo subito ripresa un'altra di tre partite, proprio pum pum pum, così. Contro Washington, Utah e Houston. Quella di Utah adesso vi farò vedere com'è finita, e vi farò vedere anche quella di New York, se non sbaglio, perché è stata una delle partite più scriptate della storia di 2K. Allora, potete vedere, stiamo giocando con i Knicks in casa, 98 pari, tempo supplementare. La mia partita è, come al solito, molto molto carina. Qui ci facciamo l'ottavo assist, no, settimo era. Allora, 106 a 102, eravamo sopra. Palla fuori dei Knicks, Porzingis non so come, si è finito dietro il canestro. 2 minuti e 20, mando un flash forward. Qui sbagliamo da sotto, anzi ve lo faccio rivedere. Tira me con un da 3 da solo, mi pare che no, sì, prendo rimbalzo, sbaglio da sotto e fa fallo. Sul 106 pari poi Lillard si butta dentro, mi dà una palla che non riesco a tenere in mano ovviamente. Contropiede New York Knicks, non mi ricordo neanche bene come succede azione per azione. So che è brutto sapere che abbiamo perso e non ve la vivete alla stessa maniera, ma va vista questa cosa, perché è abbastanza bruttina. Qui ovviamente marcando Noah, cerco di andare su Anthony, non serve perché... non riesco a non farlo ricevere. Qui passi clamorosi, esce Porzingis e figurate se sbaglia The Unicorn. Meno 3 a 53 secondi dalla fine. Entrata sbagliata contro Porzingis. Uno non ha schiacciato, due qui infatti vedete che ho smesso di correre perché stavo tiltando nel frattempo. Dall'altra parte End One di Joachim Noah, 106 a 102, 112 a 106, ovvero 10 a 0 di parziale nel giro di 2 minuti e mezzo. Ho sbagliato io i tiri, è vero, però ho sbagliato 2 tiri da sotto, non propriamente contestatissimi. E Noah, che è un orribile tiratore di tiri liberi, cioffa il suo end one. E quindi, vi dicevo, 10 a 0 di parziale. La cosa incredibile è che ci cambiano, perché ovviamente la partita è finita, 113 a 106 a 21 e 2 secondi dalla fine. E adesso voglio ricontrollare una cosa con voi, perché non sono sicuro di quello che ho visto mentre giocavo, perché ero incazzato, quindi non ho neanche guardato male, ho buttato avanti con la X come se non ci fosse un domani. Qui probabilmente stavo porconando cose varie perché non simulavo. Adesso comunque simulerò. E no, avevo visto giusto ragazzi, avevo visto molto giusto. Guardate là sotto, 2 TS, vuol dire 2 tempi supplementari ragazzi, avevo visto bene, 113 a 108, anzi no, non è proprio possibile, perché se erano a 112, noi a 108 non è possibile che abbiamo pareggiato, quindi quel 2 TS è sbagliato, deve aver sbagliato qualcosa al gioco, va bene, sta partita qua più di qualcosa è andato storto. Ovviamente dovevamo vincere di 20 con i Knicks, non essere al supplementare, questo è chiaro. E purtroppo la win streak è finita così. Passiamo adesso alla seconda partita che vi faccio vedere oggi, spezzone di partita. Partita a punteggio orribilmente basso, 7-4, 7-6, la seconda metà del quarto quarto. Lillard tiro pazzo che sbaglia ovviamente. La nostra partita è comunque interessante, qualche assist in meno, perché ovviamente 74 punti, è difficile fare tanti assist essendo pure un centro. Flash forward a 2 minuti dalla fine in cui riceveremo palla qui da Lillard. Siamo sotto di 2, arriva il raddoppio, me ne frego, gli passa attraverso la palla e sbagliamo questo layup. Cioè ragazzi, sbagliamo questo layup. Ma vi faccio vedere questa cosa per farvi vedere un'altra cosa, ovvero i tiri liberi. Barra piena 89%, esce. Evidentemente avrò indirizzato un po' a destra. Barra non piena, adesso non l'ho fermato al momento giusto, ma l'avete visto, ve lo avrò zoomato. Barra non piena 90%, ovvero più probabilità, perché evidentemente avrò tirato dritto. Ma vi giuro su qualsiasi cosa, credetemi, che in live secondo me l'avevo tirato perfettamente uguali. Fatto sta che faccio 1 su 2 per farvi capire come sono fatte le percentuali quest'anno ai liberi. Ultimo minuto, 82 pari ragazzi. Qui non c'è una winning streak in ballo, è semplicemente una questione di vincere la partita. Andiamo a ricevere e qui... E qui sì, Gobert si teletrasporta sulla palla, ma è un bruttissimo passaggio mio, e quindi 82 pari, adesso siamo in difesa,
pessima difesa, tra l'altro. Perlomeno riesco a non farli, non farli fare la schiacciata. Però Gobert non è come Noah, che è un ottimo tiratore di tiri liberi. Si sa che prima ha segnato. Gobert segna, non scherzavo, ovviamente. Siamo sotto a 33 secondi dalla fine. E qui adesso comincia il marciume di questo gioco. Nel senso che apertura wide open, McCollum sbagliato, e dico ok, finita qui. 2 su 2 liberi di Rodney Hood, meno 3 a 25 secondi dalla fine. Cerchiamo di tirare da 3, giustamente. Tira coso, sbaglia, possesso gli altri, è ancora più finita. E poi succede questa cosa qui, che non è mai successa in 74 episodi, ovvero recuperando spingo Rubio che non prende la palla, ma la tocca, finisce fuori, palla nostra, quindi ultimissima occasione per un gioco da 3 punti. McCollum esce tirando, non uscendo bene. Qui provo ad andare dentro per provare a qualcosa. Lillard non è solissimo, si fa questo tiro qui, io prendo rimbalzo e dico ok. Nope. L'abbiamo vinta col fallo? No, perché mi fa sbagliare la schiacciata, obviously. E poi ho detto, figurati se non mi fa sbagliare un tiro libero. E invece il primo è andato dentro un po' a culo, bisogna dire la verità. Mi ha fatto sbagliare la schiacciata, cioè, ha sbagliato la schiacciata. Non le sbaglia mai quelle schiacciate. Meno 1, 11 secondi dalla fine. Questa volta preferisco far tirare i liberi a Rubio, visto che Hood prima ha fatto 2 su 2. Rubio piazza comunque un 2 su 2 e adesso sta per succedere una delle cose più incredibili che io abbia mai visto in vita mia. Questo è un pessimo, pessimo tiro di Lillard. Facciamo canestro con Boscher, anch'io rimbalzo, timeout, Utah Jazz che sono ancora sopra di uno. Questo finale è stata una cosa fantastica, mi è dispiaciuto tantissimo non portarvi questa partita. E me la sentivo un po', ve lo dico, me la sentivo un po' che qualcosa mi avrebbe tornato il gioco. Fanno questa rimessa che è un recupero quasi, quasi obbligatorio. CJ, McCollum, for the win. 8-9-8-7, ma aspettate che deve arrivare il replay, perché da qui non so se l'avete notato, io non l'avevo notato. Eccolo il replay, CJ prima ne ha sbagliato una molto più facile da solo, di tabella, shot clock cheese, e ci portiamo a casa la vittoria. Torniamo in diretta adesso con joystick in mano, perché voglio unire queste due mini partite a una cosa che mi state chiedendo in tanti, ovvero di farvi vedere un po' meglio le statistiche, le classifiche, visto che siamo ben oltre la metà di stagione e non l'ho fatto a metà stagione, ve lo faccio vedere giusto così, così uniamo un po' di cose. Allora, vi faccio vedere i capi classifica di Lega, non riusciamo ancora a essere i primi miglior realizzatore perché c'è Curry a 32,6 di media, io tutto sommato cerco anche di fare un po' di assist, dopo un po' mi raddoppio e non è facile con i raddoppi quest'anno, quindi ne ho solo 31,3. Rimbalzi neanche ve lo dico che sono il primo con quasi 19 a partita, assist sono 17esimo e per essere un centro ragazzi è un signor andare con 6,1. Recupero ovviamente non è la mia cosa, stoppate sono primo abbastanza per distacco con più di 3 stoppate a partita, palle perse sono ottavo, si potrebbe fare di meglio ma ci sta. Ho comunque messo anche 11 triple questa stagione su 43, non una bellissima statistica, però vabbè dai, insomma. La squadra sta viaggiando direi molto bene, c'è Lillard con 22-1, 5 assist e 2 rimbalzi e mezzo, McCollum con 16, 2 rimbalzi e 3 assist e mezzo. Poi tutti gli altri, però guardate, molto molto equilibrati, segniamo veramente in tanti. Mandiamo avanti la carreta in tre, ma altri possono fare cose interessanti. Bellinelli comunque con 4 punti dalla panchina ci sta. La classifica aggiornata è questa qui, siamo primi, non primissimi, ma primi nella Western Conference con 43, prima squadra a raggiungere le 40 vittorie in questa stagione regolare. Sacramento Kings ovviamente hanno perso un po' di strada, ma sono ancora miracolosamente quarti nella Western Conference. Oklahoma tiene botta, Golden State sta risalendo dopo un inizio un po' complicato, così come Houston che però abbiamo appena battuto. Dall'altra parte invece una conference che sembra molto più debole con i Bucks che stanno viaggiando alla grande 33-18, Sixers e poi Cavs che arrancano 25-25 visto gli infortuni di LeBron e anche James. I Boston Celtics non so bene per quale maniera hanno record negativo. Se può interessare a qualcuno siamo primi anche nel power ranking. Vabbè, adesso andiamo a vedere giusto la lista premi in cui siamo primi per l'MVP e mi pare sinceramente il minimo. Assieme a Westbrook, Curry, Harden che è leggermente acciaccato e Antetokounmpo. Poi abbiamo matricola dell'anno il buggatissimo da 91 di overall Dante Rollis, che è qualcosa di illegale in confronto io l'anno scorso facevo schifo. Sesto uomo dell'anno Jeremy Lin al momento. Difensore dell'anno ovviamente direi, visto le 4, no, non 4 ma 3 e mezzo e 19 rimbalzi a partita.
giocatore più migliorato ci sono i due che, a cui ho lasciato il posto, no? Dei Sacramento Kings, ovvero Shemmy, che ha 79 di overall eppure fa 22 punti a partita. Per quanto riguarda lo Star Game, siamo primi nella votazione dei lunghi delle Western Conference, ma anche abbastanza distaccati dagli altri. Non abbiamo più voti di tutti perché vedete, boh, Eastern Conference così così, però nella Western Conference Harden, Curry e Westbrook hanno più voti di noi, ma vabbè, insomma, saremo titolari allo Star Game, questo è poco ma sicuro. E giusto per non farci mancare niente, a novembre e a gennaio abbiamo vinto il titolo di giocatore del mese, vedete anche settimanale ci siamo quasi sempre noi. Me ne ha rubato uno Curry e direi che con questa carrellata di cose che vi ho fatto vedere più le due partite, direi che per oggi possa bastare qui. Spero questo video vi sia piaciuto, leggermente diverso, ma volevo farvi vedere quelle cose. Non volevo magari giocare la partita a caso con i Lakers, ma volevo farvi vedere quelle due lì perché meritano. E niente ragazzi, lasciate un mi piace se volete già domani la partita non con i Lakers ma con i Golden State Warriors. Mi raccomando, 500 mi piace e l'avete domani. E niente ragazzi, ci vediamo appunto domani con quel video lì oppure con qualcos'altro se non raggiungete mi piace. Bella!